Sono tornato, sono stato un pochino in giro per vedere quello che succede sulle spiagge e ne ho viste di ogni. Persone assembrate senza mascherine, senza tenere la distanza di sicurezza. Dio, come godo a tutto ciò, come godo a tutto ciò. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Non penserete mica che io sia sparito. No, 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 no. Adesso vado a farmi un altro giro. Me ne vado un pochino in vacanza per vedere se questi assembramenti aumentano. Ah, e fra un po' apriranno anche le discoteche. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh. Voglio vedervi ballare con la mascherina, a bere drink con la mascherina a 2 metri di distanza. Oh, mi divertirò un mondo. Covid, ma fai una lunghissima vacanza, te lo auguro con tutto il cuore. Intanto io sono andata a fare un safari nel tempo. Guarda un po', si vede, no? Da come sono vestita. E vedi dove sono andata e chi ho incontrato oltre il principe? Cosa vede, mio signore? Vi vedo pensieroso. Ebbene sì, sono triste. Siamo in guerra. Una guerra con un nemico invisibile. Non ricordi oggi cosa ricorre? Sì. Sì? Bene. La nascita di Roma. E tu, codardo nemico, uccidi con la tua mano invisibile che piomba improvvisa dal cielo. Non hai il coraggio di farti vedere, meschino. Tu che ti fregi della tua corona, non affronti il nemico a viso scoperto. Bene, le nostre legioni sono pronte. Abbiamo fretta di ucciderti. Siamo assetati di vendetta. Siamo assetati di vendetta. E quel giorno arriverà. Sì, arriverà. Per una grande vittoria. Roma ti distruggerà. Per la libertà del popolo e dell'impero. Hai incontrato il principe azzurro, la mia Italia. Cosa pensavi di fare, la principessa? Volevi vivere una favola? E non solo. Hai incontrato anche l'imperatore romano Giulio Cesare. Oh, povera te Italia, povera te. Cosa vuoi che siano a confronto? Cosa vuoi che siano? Il principe azzurro vive nelle favole e son favole. L'imperatore ha vissuto, io vivo, ci sono e ci sarò sempre. Quindi tu in casa devi rimanere insieme a Linas Style, chiuse in casa. Ciao Daniela, ma guarda un po' che cosa sto guardando. La mia serie televisiva che amo, ma so che ami anche tu, il professore. Ma che genialità! Tra parentesi, questa famosa invenzione delle maschere di Dalì.
Ma che meraviglia! Lina, vedi, chiusi in casa ci vuole far stare. E mi vuole far stare chiusi in casa con te, con la grande Lina Freestyle. Però, Lina, devo dire la verità che anch'io mi sono visto a Novara Morte, troppo bello il professore della Casa di Carta, vero, vero. È stato una delle serie Netflix più seguite in questa pandemia. E poi è seguito altro, Lina? Lina, ci sei? Eh sì, cara Daniela, parlo proprio della Casa di Carta e non solo. Consiglio a tutti i tuoi cari amici anche la serie televisiva Vis-à-vis. Stupenda! Bacioni! Yamma, yamma, coppa yamma, 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 coppa yamma, funiculi, funicula, funiculi, funicula, in coppa yamma, funiculi, funicula. Sono felicissima perché tanti artisti hanno risposto alla mia iniziativa, dal Veneto, da Torino, dalla Svizzera, da Gibuti addirittura, insomma un po' sparsi tutto il mondo ci hanno inviato tanti video e vediamo adesso altri artisti. Come un lampo all'improvviso mi fai innamorare di te. È stato come un fulmine nel cuore, un fulmine nel cuore. E adesso questo amore non andrà più via. Prendi le mie mani, dimmi che rimani, dimmi che rimani, non andare via. Sono Gigi Godizzi, sono un cantante e in rappresentanza della categoria artistica e di tutti quelli che lavorano in ogni settore per lo spettacolo, volevo porre questo problema. Possibile che il nostro governo ha deciso che la nostra categoria arriverà tra le ultime a riprendersi? Non penso sia una cosa normale. Penso che sia giusto che ogni categoria lavorativa venga presa in considerazione perché tutti gli umani hanno diritto di essere presenti e di vivere. Di conseguenza, ogni giorno nelle mie direttine Facebook musicali io parlo del problema, mi trovate anche sui social, nella mia official page Gigi Godizzi o sul mio profilo personale. Vi mando un saluto grandissimo, sperando che le cose si riprendano in fretta perché uniti ce la possiamo fare. Ciao, buona giornata. Sono Fortunata Fassa e voglio mandare innanzitutto un grande saluto a tutti i telespettatori ed in particolar modo alla mia amica Daniela Del Prete. Fortunatamente stiamo uscendo da una fase, che è stata caratterizzata dalla comparsa del coronavirus, il quale ci ha vietato, la nostra normalità, la nostra vita quotidiana. Dal 3 giugno siamo entrati ufficialmente, nella fase 3, quindi la ripartenza sta avvenendo ma gradualmente. Sicuramente le difficoltà che sono ancora presenti in questa fase, è appunto, quella in cui le persone ancora una volta non rispettano l'uso della mascherina e le distanze di sicurezza. Infatti, molto spesso mi capita di circolare in posti affollati e chiusi, come ad esempio i centri commerciali, e vedere ancora una volta persone che non rispettano l'uso della mascherina e che non rispettano la distanza di sicurezza. Ma comunque una cosa che mi rassicura è che dal 15 giugno ci saranno di nuovo delle riaperture come cinema e teatri e spettacoli pubblici. E proprio per questo, siccome io sono una cantante, voglio regalarvi 30 secondi del mio nuovo inedito che si intitola Si te ne vai. Si te ne vai. O sai fornisce st'amore, si te ne vai, sto cuore non te perdona. E mo te fai, te sta
lasciato tutte sti fotografi. Sì, ma allora stai stracciando la vita mia. Un grande bacio da Fortuna Cafasso. Ciao. Oh, chi non vorrebbe in questo periodo sapere il futuro oppure lasciarsi consigliare da il sensitivo De Vippo? Vedete? Salve a tutti amici di Dada al Social, sono Salvatore Giorgio, sono conosciuto a livello nazionale come il sensitivo De Vippo. In questo breve video vi voglio raccontare come sono state queste due fasi lavorative. Allora, la prima fase è stata in videoconferenza con i miei personaggi dello spettacolo, ma anche con gente comune ovviamente. E dal 4 maggio, la seconda fase, ho attrezzato i miei due studi professionali con tutti i dispositivi di sicurezza. Dal vetro protettivo, guanti, mascherine, gel igienizzante. Se siete interessati a conoscermi meglio, mi potete trovare nella mia pagina ufficiale Instagram, che è Salvatore Giorgio Official, il sensitivo dei VIP. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata a tutti. Ciao! E mi raccomando, dalla pagina Facebook Dagal Social, da dove ci state seguendo, c'è spastino WhatsApp e potete porci le vostre domande. Per chi ci sta seguendo, sa che la scorsa puntata con la rubrica Supernatural di Anna Maria Piva abbiamo affrontato l'argomento inquinamento indoor. Ma sentiamo adesso cosa c'ha da dirci adesso che ci si avvicina l'estate. Benvenuti in questo nuovo appuntamento. Siamo proprio in una location direi adatta al nome di questa rubrica Supernatural. È proprio la location in cui mi sono ispirata in questi mesi per conoscere un pochino più a fondo questo settore e sperimentare proprio su di me i benefici degli integratori, i benefici di tutte queste piante di grande potenza sul nostro corpo e per la nostra salute. E quindi dopo, diciamo, anni di vari tentativi, insomma, sporadici, poi non portati a termine, e ho scoperto veramente l'alleato prezioso per questa problematica, che è il seme di vinacciolo. Un integratore a base di semi di vinacciolo è stato veramente la soluzione. I semi di vinacciolo sono ricchi di calcio, di fosforo, di flavonoidi e svolgono un'azione idratante. Questo, diciamo, esperimento che ho voluto fare su di me, ma proprio per tornare un pochino in forma, è nata poi l'idea della rubrica, è nata l'idea di condividere con voi delle soluzioni che hanno avuto successo su di me nella mia natura. Quando le cose, diciamo, mi colpiscono in modo positivo e mi viene voglia di condividerle per poter aiutare altre persone che avevano lo stesso tipo di problematica a trovare una soluzione, e soprattutto quando si tratta di una soluzione naturale credo che sia veramente quasi un nostro dovere condividere le nostre esperienze. E quello che voglio dirvi oggi è un discorso relativo alla perdita di peso e alla cellulite. Ecco, l'ho detto a bassa voce, però voi avete sentito. La cellulite è questa grandissima nemica delle donne di tutte le età, non solo quelle un pochino più grandi, anche le giovani. Quindi vediamo spesso delle ragazze magrissime ma con la cellulite. Questo perché la causa è sicuramente una cattiva alimentazione, uno stile di vita che non aiuta, perché magari non c'è la giusta attività fisica, si fa troppo poco, e soprattutto ho sperimentato che manca un discorso di integrazione, perché la cellulite si combatte appunto dall'esterno, come ben sappiamo, creme, massaggi, giusta alimentazione, ma soprattutto dall'interno, quindi andando a ristabilire degli equilibri del metabolismo, degli ormoni e di tutto quello che è un sistema interno che aiuta poi a bruciare i grassi ed evita quell'accumulo dei grassi in quei luoghi che sono veramente, veramente antipatici. A questo punto devo svelare chi è il mio alleato, perché lo è ancora, perché tuttora continuo a prendere questo integratore, è a base di semi di vinacciolo.
I semi di vinacciolo proprio sono quei semini che sono contenuti negli acini di uva, quindi quelli che a volte proprio magari qualcuno li toglie, no? Perché danno fastidio, perché poi nell'intestino. Quindi questo vuol dire che sottovalutiamo veramente o ignoriamo quali sono invece le grandi proprietà benefiche di semi, di radici, di foglie, cioè al di là delle solite, quelle un pochino più comuni, ma ci sono veramente dei superfood che ci fanno fare un pieno di energia, ci vanno a disintossicare il corpo, e quindi i semi di vinacciolo sono proprio uno di questi preziosissimi alleati. Ma cosa contengono i vinaccioli? I vinaccioli sono ricchi di calcio, di fosforo, di flavonoidi e svolgono quindi un'azione idratante, levigante e antiossidante. Poi contengono anche acidi organici, malico, tartarico, glicolico, che hanno un'elevata proprietà schiarente. Ed inoltre svolgono un'efficace azione rassodante e stimolante della microcircolazione capillare. Insomma, diciamo che detto in parole povere, fanno un miracolo sul nostro corpo, sulle nostre gambe, e ho veramente sperimentato questi benefici, ve li posso poi anche dimostrare in privato, tra virgolette, nel senso che ci possiamo confrontare, chi mi conosce o vede delle foto passate, insomma, può vedere la differenza, ma un pochino in tutto il corpo. E svolgono quindi questa azione che contribuisce anche a mantenere la pelle elastica e luminosa. Quindi non so se si può vedere il mio viso, rallenta la formazione delle rughe e rigenera i segni dell'invecchiamento cutaneo. Ha anche delle proprietà ipocolesterolemizzanti, quindi proprio grazie agli acidi degli omega 6, e quindi è una cosa che fa bene a tutto, fa bene anche al sistema cardiocircolatorio, e è un integratore veramente dalle mille capacità, dai mille benefici, non trovo le parole perché veramente ha dei benefici a 360 gradi, quindi l'unica cosa che vi posso dire è provatelo, perché io ci metto la faccia, ci sto mettendo la faccia, cosa che non ho mai fatto per altre cose se non per quelle che riguardano il teatro, gli spettacoli teatrali, le produzioni, le collaborazioni, ma se su questo ho deciso di metterci la faccia è perché veramente ho risolto un problema. Un problema, diciamo, che era lì da qualche tempo, e lo sto sentendo tantissimo da altre donne, lo sto sentendo da tante persone, appunto, che durante questi 3 mesi hanno, diciamo, come si dice a Roma, gli hanno dato giù, ecco, con la forchetta. E quindi vi parlerò anche poi di come questo Vinali, eccolo, perché è lui, queste capsuline con i semi di vinacciolo, vitamina C e zinco ed altri minerali preziosi hanno contribuito anche alla perdita di peso. Intanto vi saluto e vi do un appuntamento alla prossima puntata, perché troveremo la soluzione, vi proporremo la soluzione che abbiamo trovato per la purificazione dell'aria. Comunque, se volete saperne di più, quindi per la cellulite, per i semi di vinacciolo, per qualsiasi cosa, potete scrivermi su Dagalcosa. Devi rimanere in casa, Italia, in casa, altrimenti camminerai sui moncherini. Io per adesso, ma dico per adesso, ti saluto, ma il mio non è un addio, è sicuramente un arrivederci. E come diceva un grande, non escludo il ritorno. Ciao!